Devo giustificare la mia presenza nell'invito e nella locandina, no? E c'è certi artisti, poi c'è una è Cremolini. Cremolini ha scritto poche righe, diciamo, di presentazione della mostra, però mi ha detto cosa si può fare così di un'inaugurazione. Ecco, guarda, visto che devo espormi anch'io, preparo, non parlo di voi, però parlo di un argomento che vi riguarda perché siete, direi, vi nutrite e alimentate l'arte, no? Quindi parlerò di arte, un monologo, oppure entrando nell'ambito dei generi artistici potrei definirlo un collage di pensieri e parole. E ovviamente ringraziamo dell'ospitalità Silvia Garzonotti, sperando che questo studio, diciamo, diventi una sede veramente di scambio culturale. No? Ebbene, cos'è dunque l'arte? Niente di semplice, questo è vero. Chi parla è lo scrittore Marcel Camus. Aveva certamente ragione. Definire l'arte è un'impresa non semplice. Plinio il Vecchio scrisse che l'arte era morte, quindi non l'ha scoperto Argan una ventina d'anni fa. Michelangelo pensava che l'arte, dopo Michelangelo, fosse necessariamente e per sempre sulla china della decadenza. Ho citato Michelangelo. Ebbene, un umanista fiorentino, Benedetto Varchi, lo invitò ad esprimere la sua opinione sulle arti, come potremmo fare tra di noi. Egli rispose che era meglio lasciare da parte certe dispute perché ci vuole più tempo che fare le stesse opere. Sulla sterilità delle polemiche si era pronunciato nel 1984 Giuliano Brigani, affiancando l'arte all'immagine di un effimero palcoscenico dove ognuno recita la sua parte, sconfinando sempre inevitabilmente nel generico, nell'astratto, ideologia contro ideologia, ma quasi mai conoscenza contro conoscenza. Chi ha ragione? Camus allarga il suo concetto. L'arte non è nulla senza la realtà e senza la quale la realtà è poca cosa. L'arte in un certo senso è una rivolta contro il mondo, in ciò che vede impreciso ed incompiuto. L'arte non è né il rifiuto totale né il consenso totale a ciò che esiste. L'artista si trova sempre a convivere in questa ambiguità. Benedetto Croce da parte sua asserisce che l'arte è visione o intuizione. L'arte come aspetto dell'estetica è una forma della vita spirituale che consiste nella conoscenza, intuizione del particolare. La distinzione tra arte e non arte risiede nel grado di intensità dell'intuizione espressione. Noi, tutti noi intuiamo ed esprimiamo. Il fine dell'arte, un'americana, John Graham, parla nel 1937, nasce nel 1937, è rivelare la verità, creare nuovi valori per mettere l'umanità faccia a faccia con un avvenimento nuovo, con immagini meravigliose. Il vero scopo dell'arte è rivelare, vedete pure avanti, la verità sotto forma di configurazione artistica sensibile. L'arte è essenzialmente mediazione e conciliazione tra spirito e materia, universale e particolare, infinito e finito, pensiero e sensibilità. L'arte è un prodotto dello spirito. Kant richiama nel giudizio
sulla bellezza, il libero gioco dell'immaginazione e dell'intelletto. L'arte, Camus ha veramente mille ragioni a dichiarare che l'arte non è niente di semplice. Andiamo avanti in queste storie. Solo alcuni però hanno il privilegio dell'eternità artistica. L'arte, un appello al quale molti rispondono senza essere chiamati. Torniamo, ci conquista Picasso, blu, rosa, cubista, astratto, surrealista, poco importa, che considerava l'arte la menzogna che ci permette di conoscere la verità. E quei pazzi di dadaisti che hanno celebrato la normalità intesa come rifiuto di qualsiasi norma, a pratica sia di arte sia di vita. Per Zara e compagni l'arte, come l'abbiamo sempre considerata, non esiste. Tutto è arte. Esaspera il concetto. Che dire ancora delle perentorie sentenze di Oscar Wilde, che riconosce l'artista creatore di cose belle e poi dichiara che tutta l'arte è perfettamente inutile. No, non è così. È più convincente il poeta Fernando Pessoa, per cui solo l'arte è inutile. Fedi, eserciti, imperi, atteggiamenti, tutto passa, solo l'arte resta. Per questo l'arte si vede perché dura. Non meno accidentato è stato negli anni Ottanta, abbastanza vicini a noi, il dibattito in casa nostra. Il pittore Renato Guttuso asseriva che molta arte moderna è falsa, poiché quando un pittore scopre un segno, un gesto, e lo riproduce per anni, fabbrica il falso di se stesso. Achille Bonitoliva, teorico della transavanguardia, aggiungeva che nomadismo culturale e decretismo stilistico presiedono un'opera che non conosce organicità formale, ma invece intreccio fra astratto e figurativo, collisioni fra dettagli e frammenti pittorici provenienti da universi culturali anche lontani tra di loro. L'arte è tutt'altro che morte. Ora concludo davvero con due ultimissime citazioni, una di Bice Kariger, curatrice dell'ultima Biennale di Venezia, per la quale l'arte è un'esperienza unica e illuminante. E con il pensiero di un altro vostro autorevole collega, Edouard Manet, per cui l'arte è la scrittura della vita. Sarà tutto vero. Ma allora, cos'è dunque l'arte? Niente di semplice, questo è certo. Parola di Camus ed anche la mia. Siete divertiti? Un brindisi per tutti e per Silvia. Thank you.
eccoci insieme a Valerio Cremonini, che ha aperto così con un monologo molto interessante sull'arte. Però vogliamo chiedergli questa nuova bomboniera dove viene esposta l'arte. La trova interessante per Spezia, una bella idea, una buona posizione per mostrare così l'arte spezzina e non? Ma è stata un'occasione, questa dell'inaugurazione dello studio di Silvia Garzanotti, di coinvolgere artisti spezzini, pittori, scultori e fotografi, peraltro tutti di qualità, anche perché l'arte impone di relazionarsi tra i singoli artisti. L'arte è comunicazione e pertanto è anche interessante poter confrontare linguaggi diversi, esperienze diverse. E poi i vari visitatori metteranno la loro sensibilità nel giudicare, nell'apprezzare, ma credo che l'insieme meriti un apprezzamento molto sincero. Sono artisti che valgono tutti una loro esperienza duratura, molte mostre, con sensi critici, e quindi bene ha fatto Silvia Garzanotti a volerli con lei in questo momento importante anche della sua vita artistica. Avere uno studio significa consolidare non solo la passione, ma direi la professione dell'arte. E Silvia Garzanotti lo fa sempre con grande dignità. Un'ultima battuta, questa bomboniera io così l'ho voluta dichiarare e chiamare, perché francamente è una bomboniera, ci sta delle cose, delle grandi buone cose. In questa? Sì, ci sta bene l'idea della bomboniera, che addolcisce un po' le linee geometriche dell'ambiente. Devo dire che è uno spazio ristrutturato in modo molto intelligente e quindi credo che non sarà, così mi auguro, l'unica iniziativa espositiva. Non è una galleria d'arte, quindi non ci sono aspetti commerciali, però credo è una galleria che dovrebbe far crescere attraverso il dialogo, il confronto, la passione e la cultura dell'arte in senso generale. La ringrazio Cremonini, auguroni e alla prossima. Grazie a te, sempre molto gentile. Ringraziamo così Cremonini che in questo momento ha concluso la sua parte, la sua età, ottenendo un grande successo. E ora, dopo aver sentito Cremonini, sentiamo Misma che espone anche lui in questa bomboniera, in questa bellissima e graziosa esposizione. Una sensazione particolare per quello che è stato e una bella partecipazione. Cosa ne pensa Michele? Ma intanto i complimenti a Silvia Garzanotti per questo meraviglioso studio e anche sala espositiva. E poi una bellissima festa perché per questa inaugurazione sono intervenuti molti artisti che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la soddisfazione per l'apertura di un nuovo spazio che si pensa per il futuro diventi un luogo di incontro e di scambio culturale. Lei Misma con cosa partecipa? Un po' perché espone la sua arte o perché ha voluto anche lei contribuire a questo luogo dove l'arte può prendere il volo? Sicuramente per la seconda ipotesi, mi ha invitato Silvia, ho risposto subito di sì, ho voluto partecipare anch'io a questo momento di festa. La sua impressione sull'arte, dopo che abbiamo sentito Cremonini che si è veramente illustrato le varie sfaccettature che poliedricamente viene rappresentata, per lei l'arte cos'è? Ma guardi, intanto dico questo, quello che ha detto Cremonini è giustissimo e soprattutto dimostra che l'arte non morirà mai perché non avrà mai una definitiva definizione.
scusate il gioco, il bisticcio di parole, ma ogni artista che nasce porta un rinnovamento, quindi una nuova definizione, un nuovo taglio e una nuova interpretazione. Proprio per questo motivo l'arte si rinnova di artista in artista e per questo motivo non morirà mai. E quindi l'arte può essere tutto come può anche essere nulla, sicuramente cambia pelle ad ogni periodo storico. E questo forse è il motivo, ripeto, della sua sopravvivenza. Come ha detto Cremolini, gli eserciti scompariranno, i grandi stati scompariranno, l'arte rimarrà sempre. La ringrazio per il suo contributo. Auguroni, alla prossima. Grazie, auguri anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie mille. Ed eccoci con un altro espositore, Ricciardi, che dietro alle sue spalle vediamo una sua opera, una scultura insomma. Questa è la sua rappresentazione, la sua vita. Signor Ricciardi, come partecipi qui per dare lancio a questa nuova bomboniera di arte o perché le piace esporre le sue opere? Ho accettato l'invito della Canzonotti di venire a esporre qui la mia opera, sia per far piacere a lei che ad un piacere di domanda un po'. Non è una cosa che, anzi, sono fiero, sono contento che mi abbia invitato, è un'occasione per incontrare tanti amici pittori e scultori. Vedo che lei è scultore, perciò cosa prova lei quando scolpire, tira fuori un'opera, magari vede una pietra che gli interessa, ha già visto quello che deve uscire, qual è la sua espressione, qual è la sua ricerca? La mia ricerca è il fatto che vado a cercare queste pietre su per i monti e le guardo, le tocco, cioè poi quando mi viene il brivido vuol dire che ho trovato la pietra giusta. C'è una sensazione. È una sensazione. Cioè, vedo subito cosa c'è, può essere dentro. Ma c'è subito un'unione istantanea e prendo sulla pietra e poi non vede l'ora di tirar fuori. Perciò una ricerca e anche una scoperta di quello che c'è dentro, perché dentro lei ha visto che c'è il suo soggetto che deve vivere. Adesso ultimamente faccio queste cose, sono più meno lavorate, diciamo. Prima erano tutte lavorate, sempre con la venaria, più rifinite. Adesso semplificato in collaborazione, diciamo, con la natura, prendo una pietra e basta pochi colpi per assestare un risultato. La ringraziamo, signor Ricciardi, per la sua partecipazione e grazie del suo contributo. Io ringrazio voi per avermi chiesto questo. Ci tengo molto a dirle. Un'espressione mia. Grazie di nuovo. Grazie mille, auguroni, e ora continuiamo così nella ringraziando il signor Ricciardi, vediamo ancora una scritta folla a vedere le opere che sono state esposte, perciò un grande successo. E siamo insieme a Enrico Imbiacciatori, che anche lui mostra qualcosa di particolare, nuova arte, nuova cultura, ma con materiali diversi, ricerca di materiali, ricerca di esposizioni e ricerca di aspetti che possono essere importanti, perché dove nulla sembra che ci sia, c'è sempre qualcosa. Come vede lei le sue opere? Ecco, questo lavoro che abbiamo davanti è del ciclo dedicato alla città.
case, diciamo, nuclei urbani, agglomerati urbani, case popolari. È un ciclo che aveva affascinato Carlo Montarzolo, che mi scrisse cose molto belle che conservo. Sono case con tutte le finestre, tutte uguali, tutte simili, senza poggioli, dove diceva che si intravede la presenza dell'uomo anche se non c'è. Ma parlando invece della costituzione di questo materiale che ha usato, ecco, che è importante. Ecco, sì, questo è un cartone ondulato, strappato, come già avevo fatto nel periodo precedente con dei cicli dedicati al mare negli anni 90. Invece questo è negli anni 2000, è del 2000-2001. Sono cartoni appositamente lavorati, strappati e incollati su un supporto, in questo caso di Faesite. Insomma, i pensatori, ogni cosa anche senza valore è una pietra che fa una testata d'angolo. Ma io la ringrazio di questa osservazione, speriamo che sia condivisa da tutti. E che sia, ecco, attraverso questi, anche Fabrizio Mismas mi dice sempre, con questa povertà riesce a realizzare delle cose che hanno un senso, che danno un'emozione. Speriamo che sia così, che sia accettato da tutti. Grazie. La ringraziamo per il contributo, auguroni, e sempre in gamba. Ecco, io ringrazio tanto lei e arrivederci a presto. Grazie. Ascoltato vari interventi in questa bomboniera di arte e cultura, siamo insieme a chi ha voluto fare di questo piccolo ambiente una grandissima concentrazione d'arte. Silvia Garzano, poi ormai mi correggerà se ho fatto errore, una grande e incisiva presenza, piccola ma molto bella, molto capace di tenere arte e cultura varia. Molti spezzini hanno aderito, perciò grande soddisfazione. Impressioni di questa giornata e di questa bellissima apertura agli spezzini? Una bellissima esperienza, una bellissima giornata. Ci sono state molte persone che sono venute a trovarmi in questa giornata che da tanto non vedevo e mi hanno proprio fatto un grande dono, perché forse per uno che dipinge, che è sempre, diciamo, chiuso in mezzo ai quadri, in mezzo alle matite, sono occasioni importanti in cui ci si ritrova, dove ci si arricchisce, dove ci fluiscono tante idee, tante occasioni per incontrarci, confrontarci. Beh, una giornata, serata, diciamo così, veramente ricca di personaggi. Abbiamo avuto un Cremonini che ha fatto un monologo e ha parlato d'arte, e in questo ambiente piccolo ma ricco di cultura. E nasce per quale volontà? È la volontà di portarmi l'arte in casa, perché questo è il mio studio dove io lavoro e mi fa piacere poter avere qua, diciamo, persone d'arte.
perché ho sempre desiderato poter vivere l'arte, ma purtroppo, proprio perché la devo anche fare, non riesco mai a vivere, non riesco mai ad andare a delle mostre, non riesco mai ad andare dove vorrei. E invece ho pensato che fosse un'opportunità di portarmi qua l'arte, gli artisti, le persone che amano la pittura, che amano la cultura. Sarà poi anche che... voglia di stare insieme? Sì, certo. Vivere, come si suol dire, al tavolo, dove il pennello e il colore si confonde fra la chiacchiera e la creazione. Sì, esattamente, proprio così. Dove... una giornata molto ricca di eventi e di soddisfazioni. Sì, parliamo delle soddisfazioni. Sì. Grande soddisfazione. Molta soddisfazione, veramente. Oltre ogni mia aspettativa. La più grande? La più grande è vedere tutte queste persone che poi sono venute anche per me, perché anche gli altri artisti, è vero, però anche per me, e che hanno apprezzato molto e ammirato questo spazio, e tutti che dicono te lo invidiamo anche gli altri artisti, perché è veramente un bello spazio, è un po' un sogno, ed è un sogno per me, dopo una vita intera di aver realizzato uno spazio dedicato all'arte. Beh, l'immersione nell'arte è un full immersion particolare, però vediamo gli occhi che sono veramente pieni di arte, di gioia e di una giornata straordinaria. Sì. La possiamo segnare nel calendario come una buona, un bel percorso da fare. Sì, infatti l'abbiamo voluto fare proprio a gennaio con Valerio, perché cioè, si inizia un nuovo percorso, si apre un nuovo spazio che è il mio atelier, però diventerà, spero che diventa un po' poco a poco nell'abitudine, nella memoria, un po' lo spazio di tanti. Io l'ho definita una bomboniera, un matrimonio parte con una bomboniera, perciò questo è un matrimonio con Spezia in generale, o no? Con Spezia e poi ci allarghiamo anche, sì, in generale, perché mai che mettersi, io i miei quadri difficilmente li incornicio, già li lavoro perché non abbiano cornice, perché mi danno un senso di chiusura, non me ne vorranno. A giorno. Sì, di chiusura, ho bisogno sempre largo, che si allarga, mai mettere dei paletti, che è una cosa che, cioè per me bisogna sempre andare avanti, mai mettersi orizzonte, basta alzarsi sempre più in là. E da parte nostra allora un bel augurio, e da parte della Silvia? Spero, veramente, ce lo sapremo ridire, spero veramente che sia l'inizio di un grande arricchimento, per me e per chi passerà da questo studio. Grazie Silvia, auguroni e in bocca al lupo. Grazie, anche a te. E siamo...